Una delle priorità che da sempre caratterizza NEP Edizioni è il legame con i propri autori. Alcuni legami si fanno consolidati nel tempo, proprio come quello con Maurizio Persiani, oggi con noi. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Siamo qui allo stand E71 del Salone Internazionale del Libro di Torino e abbiamo tutte le opere di Maurizio Persiani che state vedendo in questo momento. Ricordiamo, le potete trovare sul nostro sito. Maurizio, abbiamo una nuova opera, La Roma del Caffè. Ritorna lo scenario di Forte dei Marmi e le indagini del commissario Fosco Reggiani, che questa volta indaga sull'involontario testimone, insieme all'involontario testimone di un mandante di un omicidio. È una storia abbastanza intrigata, però gradevole da leggere. Questo giovane si trova coinvolto in un omicidio senza volere, nel senso che lui ascolta una telefonata, vede la persona che telefona e sente che questo sta organizzando un omicidio. La cosa potrebbe passare tutta inosservata, cioè del tutto inutile, quando un bel giorno si trova veramente questo ragazzo di fronte a un omicidio e ricollega i fatti, ovviamente va a denunciare la cosa dalla polizia e incontra il commissario Fosco Reggiani, che è un personaggio molto tranquillo, un personaggio il classico poliziotto tutto muscoli. Questo è un poliziotto, diciamo, più testa che muscoli, più cervello, e comincia l'indagine per scoprire perché è stato commesso questo incidente e chi l'ha commesso, e viene fuori una storia con un intreccio molto interessante che porta fino a scoprire che a Forte dei Marmi operano delle strutture delinquenziali di livello internazionale. Non vi racconto più tanto, perché poi il bello è scoprire che all'interno di questa storia c'è anche un'altra storia, che è una storia d'amore, che lega tutto il resto. È quella con Lorena, vero? È quella con Lorena. Non anticipiamo altro quindi ai nostri lettori. Dicevamo prima, 10 anni di collaborazione con NEP, 12 i lavori pubblicati, questo è il dodicesimo. Dobbiamo aspettarci qualcos'altro in futuro? Beh, c'è sempre speranza che esca fuori qualche altra cosa. Fosco Reggiani è ancora attivo, può darsi che qualcosa su di lui esca ancora. Ci troviamo all'interno di un contesto internazionale come il Salone del Libro. Lo slogan di quest'anno è "Un giorno tutto questo", quasi un monito alle generazioni future. Cosa ne sarà un giorno di tutto questo per Maurizio Persiani? Beh, intanto è bello vedere che moltissima gente frequenta il Salone del Libro, molti per curiosità, molti perché sono veramente interessati ai libri. È importante perché comunque è un modo di diffusione della cultura di cui tutti noi abbiamo bisogno. Quindi quello che uno si augura è che tutto questo proceda nel futuro e che nel futuro aumenti la diffusione della cultura e che la gente impari, perché purtroppo non lo fa sempre, a leggere. Leggere è fondamentale perché dà alla gente la dimensione di una realtà che altrimenti sfugge. Allora grazie per essere stato nuovamente con noi, a Maurizio Persiani, ricordiamo un autore storico di NEP Edizioni. Tutti i volumi sono disponibili sul sito della casa editrice www.nepedizioni.com. Grazie. Grazie a voi.